Buongiorno amici, secondo giorno a Vienna. Adesso andiamo al mercato locale per assaggiare un po' di street food e un po' di cibo tradizionale. Prima però vi ricordo che il fine dei miei video è quello di diffondere il mio pensiero sull'argomento per creare dibattito all'interno della community e scambiarci pensieri e consigli nei commenti. Quindi se non l'hai ancora fatto, metti mi piace, iscriviti al canale e attiva la campanella per restare sempre aggiornato su questi contenuti. Allora, siamo appena arrivati al Naschmarkt, non so come si pronuncia, ma sarebbe il mercato rionale qua di Vienna. Anzi, addirittura su Google ho sbagliato prima e sono finito in un altro mercato piccolissimo. Infatti sono arrivato lì e ho detto non può essere questo, ma l'abbiamo trovato finalmente e siamo qui per fare un piccolo pranzetto street food porn. Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa di veramente buono. Esattamente questo è il mercato, perché ci sono anche posti a sedere dove tu puoi mangiare qualcosa. Adesso troviamo il posto più adatto a noi, dove si mangia di lusso. E di lusso io intendo bene, non di lusso expensive. Sì, anch'io ho visto un po' di posti carini dove mangiare, cioè in realtà mi ispirano quasi tutti, almeno all'impatto, poi vediamo effettivamente dove possiamo trovare qualcosa di mangiare. Sì, io mangerei, no, io in realtà farei proprio street food porn, proprio nel senso salsiccia, tutta roba locale. Allora, quanto sto vedendo è una sorta di corridoio a due corsie, dove un lato è tutta la parte, diciamo, culinaria, dove si mangia, ristoranti, pub dove fare un aperitivo, e dall'altra parte invece mercato vero e proprio. Tutte le spezie, quindi queste cose mi fanno impazzire comunque. Insomma, un mercato assortito, dolci. Questa diciamo che è la parte souvenir, indumenti. Come potete vedere è diviso, come vi stavo dicendo, in due corsie, una cibo e l'altro dovrebbe essere oggettistica, indumenti, souvenir e quant'altro, anche se mi sto accorgendo che comunque c'è in mezzo anche il cibo, anche dall'altro lato. Sì, perché effettivamente non c'entra nulla con il mercato di prima, cioè prima era un mercato ortofrutticolo e non c'era niente di speciale. Poi era piccolissimo, era tipo sì e no 100 metri di strada, non di più. Questo è veramente veramente grande, c'è tanta roba, formaggi particolari, formaggi che non ho mai visto, con queste muffette, con queste cose tipo gorgonzola. Ora vediamo di fare un assaggio di un po' di formaggi. No, questo è il lato dove vendono un po' di tutto, tisane, spezie, bacche, semi, insomma un po' di tutto. You're welcome, you're welcome.
Do you like it? It's good? 100 grammi? No, partire. 100 grammi, madonna. Like parmigiano. Parmesan? Like. Yeah. Austrian parmesan. Austrian parmesan. Yeah. No, normal grams? Price, look, normal price, it's like this. Normal price. 100 grammi. Yeah. But wait. But for you, yeah. I make... 100 grams. Okay, no problem. È tipo un parmigiano un po' più... 100 grammi o solo là? No. Facciamo flesso 1 grammo solo là. Su kleinere schnell. Can I pay by card? Yeah. Okay. But... One second, yeah? Anche se voglio queste cose non ve le consiglio per niente, io le mangio in Albania. Sono tipo imbevuti in un sciroppo che fanno loro. 100 grammi. Okay. 100 grammi, exactly. Ok. 8 euro, please. Yeah. Vacuum? Pago con... You want vacuum or it here? It here. Okay. Should I? Yeah. Okay. Aspetta, no, pago con la carta. Sì, mi sembra che mi cominciano che so. Sì, ma io è questo. Anche il giardino regalo. Cosa sono 100 grammi di parmigiano da mangiare ora? Come vi make a selfie together, come? Yeah? Come, brother. No, Coco, selfie. Ah, selfie. What is that? A diamond cheese. Wait, I'll show you. No, mi ispira. Sembra un tipo di parmigiano, però... Comunque la stagionatura è quella, no? Sono formaggi stagionati. Allora ve lo faccio vedere da vicino. Sembra parmigiano. All'impatto ti dà l'impressione di mangiare un pezzo di parmigiano, formaggio della stagionatura tipo il parmigiano. Però poi il gusto cambia. Una volta che lo ingoi, cambia proprio il retrogusto, vero? Stellato frutta e verdura. Ma ancora dobbiamo pranzare. Dobbiamo trovare pranzare, sono le 3 del pomeriggio passate, però dobbiamo trovare un posto dove si mangia veramente qualcosa di food porn. C'ho proprio voglia oggi. Frutta secca. Dolci. Abbiamo preso come prova un dei pezzi di salsiccia con il formaggio dentro, che sarebbe questo, e del pane. Ovviamente non è la salsiccia che intendiamo noi, ma è più tipo un würstel. Infatti il gusto è molto simile al würstel e non mi fa impazzire. Però nel contesto non è male. Ovviamente il gusto deve essere questo, quindi ci può stare. La consistenza è fuori un po' duretta e dentro è morbido. Il pane è buono. Col pane devo dire che ci sta meglio, perché
dentro il pane è... si può mangiare, è buono. Venditore di formaggi di tutti i tipi, e abbiamo ordinato un piatto di formaggi assortiti locali, un calice di vino, quindi adesso proveremo anche i formaggi locali, vediamo la differenza. Già ho notato una differenza con quelli, con quella specie di parmigiano che abbiamo mangiato, che era, aveva un gusto tutto suo, all'impatto ti dava la sensazione di parmigiano, però il gusto era diverso. Ora assaggiamo, vediamo che ci porto. A parte che ho visto un sacco di formaggi con questa muffetta, tipo gorgonzola, queste cose così, penso che siano proprio tipici di qua. Allora, giudichiamo subito questo vinello che mi sembra un po' troppo chiaro. E anche all'odore del vino novello che facciamo noi. Sembra molto alcolico e molto dolce. Limpidissimo e chiarissimo. No. Non è niente di speciale, anzi sembra quasi un succo di frutta. No, in realtà ha il gusto del vino, ma molto lontanamente. È più un vino, come avevo, come sospettavo, novello. È molto dolce, alcolico, però ti dà anche un retrogusto di un vino normale, quindi è tra un vino novello e un vino normale. Thank you so much. Just Austrian cheese. Enjoy. Solo. Thank you. Aspetta, poi c'è. Allora. Abbiamo preso questo mix di formaggi locali che, come potete vedere, a parte questo qui, il resto sono più o meno tutti formaggi freschi. C'è uno che sembra un brie. Anzi, due formaggi che sembrano il classico brie nostro. E poi dei formaggi un po' più stagionati. Adesso li assaggiamo tutti e li giudicheremo. Allora, facciamo tutto a tre? Allora, iniziamo ad assaggiare, che è tutto a tre. Scherzo. Ah, hanno messo anche la mostarda. Mi sento un po' a scampagnata. Allora, volevo fare un food porn, però ho visto che c'era poca roba da food porn, quindi abbiamo optato più per qualcosa di tradizionale, qualcosa di locale. Lo assaggiamo questa specie di ricotta, sembra, buono. L'odore è ricotta. Buono questo. È una Philadelphia. No, più... è una Philadelphia. Mm-hmm. Anche se la consistenza è leggermente retrogusto, è quello della Philadelphia, ma sa tipo di mezzo gorgonzola comunque. Più forte, sì. È molto forte questo, però non mi dispiace, è buono. Buono, buono. Questo posso meglio. Io sono migliore. Vai. No, è più piccolo, non lo prendo. Questo è buono. Lo accompagniamo con un chicco d'uva. Per sciogliere il grasso di questi formaggi. Questo l'avete preso? Fortissimo. Com'è? Il livello è buono, quello per forza. Non so sia pistacchio all'interno. Assaggiamo. No, non è pistacchio. È pepe verde, tipo pepe nero. Però pepe verde. Allora io il pepe glielo tolgo perché non mi fa impazzire, però il formaggio è tipo Emmental. Leggermente più stagionato dell'Emmental, però è tipo Emmental. No, buono tutto. Non c'è,
buono. Questo è un altro formaggio. Questo sa di Emmental proprio. Sì, è vero. Tipo svizzero. Comunque questo lo no, questo è tutta la buccia, quella si mangia. Questo quello. Ah, io non ho assaggiato questo. Questo è buono, sì. Che è tipo un brie, un formaggio fresco, leggermente cremoso. Con questa cosa fuori che non so. Sono cipolle queste cose fuori? Penso sia cipolla caramellata. Sembra sì. Cipolla. È stata una raffica di vento assurdo. No, non è cipolla. È una confettura. Confettura di. O di fragola. Sembra di fragola. Una confettura di fragola, sì. Marco, questo è tuo senza buccia. Cioè, questo vino praticamente non fa nemmeno gli archetti nel bicchiere. Oh. Oddio. Non vi piace? Ma che è? Cosa che non vi piace? Porca troia. È piccantissimo. Ma cos'è? Allora, questo è un brie con un po' di mostarda sopra. Piccante, boh, io non lo sento questo piccante. Vi dico la verità. A me piace. No, mi piace. Poi non è un piccante, è sembra una spezia leggermente piccata, tipo come se fosse il wasabi. Questo sarà tipo il parmigiano di prima. C'è la buccia. Tutta la buccia. Questo è buono. Alla no. Ultimo pezzo di. No! No, dividetevi questo! No, dividetevi quello mio! No, mangiati quello mio! Marco! No, non è parmigiano. Va buono. Sono quei classici formaggi che vendono in Italia, tipo scontati al supermercato, che sembra parmigiano ma non lo è. Ecco. Che ho detto, voglio. Niente, alla fine un altro chicco d'uva. Sempre per sgrassare. Era quello là. E allora ragazzi, io direi che per questo video è tutto. Un saluto dalla città di Mozart.